forte abbraccio alla mamma Cettina Zumbo per aver voluto fortemente dare risalto a questa manifestazione, invitando familiari delle vittime più recenti che hanno colpito le strade della nostra città. Sono presenti infatti le famiglie di Alessandro Ferrara, Provvidenza Grassi, di Andrea Scaglione e di Lorena Mangano, tutte colpite dallo stesso tragico destino. Dunque ci sarà un quadrangolare di calcio a 5 che vedrà fronteggiarsi 4 rappresentative. Quella degli amici di Nino Centorrino, quella degli amici di Provvidenza Grassi, una rappresentanza dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada, ed una dell'Associazione Donare e Vita. È proprio la strage che si consuma sulle strade, se noi la totalizziamo negli anni, effettivamente è la più grande strage nella storia d'Italia. E lì i numeri erano spaventosi, perché noi avevamo fatto il conto sui 50 anni di strage in Italia. E adesso dobbiamo essere impegnati perché questa strage diminuisca sempre di più fino ad annullarsi. La trasgressione delle norme, perché l'incidente stradale non è dovuto al fatto che è capitato così, perché c'è stata una fatalità, perché il destino, cioè mettiamo da parte queste cose. La strage stradale è sempre frutto di una trasgressione delle norme. Grazie a tutti per l'invito, grazie al Cetti. La mia associazione si occupa della donazione degli organi, di sensibilizzare la donazione degli organi. Sono a volte... non ci sono parole per esprimere diversi sentimenti. Una cosa voglio dire, così non ci traiamo molto tempo alla manifestazione: meglio perdere un minuto della propria vita che perdere la propria vita in un minuto. Grazie a tutti. Certamente queste manifestazioni, come ha detto il Presidente, la signora Mastroianni, queste manifestazioni servono non solo per ricordare la vittima, come oggi è in questo caso. Voglio che facciano una manifestazione dove ricordiamo tutti. Giustizia! Dove si ricordano tutte le vittime della strada. E che giustamente può dire la giustizia, come Cettina, come in questo caso, come la grida giustizia, la signora Mastroianni, che la grida da 20 anni non l'ha mai ottenuta, non l'ha mai avuta, e magari suo figlio si è... Invitiamo il vicepresidente dell'associazione Memoriam, Marco Piccione, per parlare della nuova piattaforma social dedicata a Nino Centorrino. Buonasera a tutti, sono Marco Piccione. Creare la pagina del proprio caro ed inserire e condividere ogni ricordo che può rendere l'idea di chi era quella persona per voi, per gli amici e per i parenti. Già Nino ha una sua pagina che è stata creata dalla sua famiglia. Io ringrazio la sua famiglia che ci ha coinvolti in questo memorial. Quindi potete accedere alla piattaforma, registrarvi gratuitamente ed inserire un messaggio, una foto, un video di YouTube. Aurora, la figlia del giovanissimo ragazzo scomparso, farà volare 23 palloncini, 23 tanti quanti sono gli anni del suo amato papà avrebbe compiuto proprio oggi.
voi. E Nino sarebbe contento così, vi prego prendetele. Le ha vinte lui! Le ha vinte lui! Hanno vinto tutti, non c'è un vincitore stasera. Grazie, grazie. Grazie, lo dice Nino. Grazie.